Amici di Battista 70 Phone, grazie alla testardaggine e alla caparbietà di Lucio, siamo riusciti a procurarci BlackBerry Priv. Privilege Privacy vuol dire che è un smartphone Android che però ha ha tutta la gestione della sicurezza tipica di BlackBerry, e questo devo dire che è una gran bella cosa. Prima di andare a vederlo, vediamo cosa c'è nella confezione. L'ho già aperta perché io di solito litigo con le confezioni. Qua c'è la spilletta classica per rimuovere il vano della micro SD e della micro SIM. Qui all'interno abbiamo la solita manualistica. Ora non andiamo neanche a rimuoverla, tanto è sempre la stessa cosa, e c'è anche la fatturina di vendita. Essendo un modello inglese, ha la spina classica anglo-americana. O prendete un adattatore, oppure utilizzate un qualsiasi caricatore micro USB, che tanto va bene uguale. Qui c'è il suo cavettino micro USB, USB 2.0 o 3.0, non ho guardato. E qui abbiamo i suoi bel auricolari in-ear. Insomma, devo dire, dotazione standard per 700, quasi 800 euro, magari qualcosina in più non ci sarebbe stato male. Allora, il terminale devo dire che è davvero molto bello, ma ha un peso non indifferente. Parliamo di ben 192 grammi. È vero che è dotato di tastiera, però sinceramente devo dire che è piuttosto pesantuccio. Prima di vedere le caratteristiche tecniche, andiamo a vederlo. Qui sopra abbiamo l'ingresso per la SIM e qui l'ingresso per la micro SD. Sono due carrellini facilmente rimovibili. Da questo lato abbiamo il tastino per la parte, diciamo, del volume: si va a silenziare oppure si cambia il volume della parte multimediale e quant'altro, non serve ad altro. Bilanciere del volume, tasto su, tasto giù. Qui sotto abbiamo il suo jack da 3,5 e l'ingresso micro USB, e da questo lato abbiamo il tasto di avvio spegnimento standby. Sul retro abbiamo una cam con lenti, queste Schneider Kronach, non so se si dica così, generalmente non ho un buon rapporto con la lingua tedesca. Io sono da 18 megapixel, possiamo leggere la scrittina qua, Schneider, Kronach o quello che è. Videoripresa in 4K e stabilizzatore ottico. Qui abbiamo il flash dual tone, che devo dire ha una discreta potenza. La cover dietro ha un effetto gommato che aiuta a tenerlo in mano senza farlo scivolare. Purtroppo ci sono degli scricchioli che a me, per 800 euro, danno abbastanza fastidio, soprattutto da questo lato c'è uno scricchiolio che mi infastidisce parecchio ed è una cosa che non sopporto. Qui sotto abbiamo un ampio speaker e devo dire che il volume è davvero eccezionale. Sopra abbiamo un LED di notifica, sensore di prossimità, luminosità. Abbiamo una cam frontale da soli 2 megapixel con ripresa video in 720p. Non ho capito perché non abbiano fatto uno sforzo ulteriore per metterne almeno una da 5 con ripresa video in Full HD. Questa è una cosa che non mi spiego. Andiamo ad aprire e qui, come vedete, vabbè, si attiva lo schermo, come vedete molto carini, poi questi li vedremo nel dettaglio. Quando arrivano delle notifiche compare di fianco il simbolino, e questa cosa compare poi anche nella tendina superiore quando andate a vedere le notifiche. Ora in questo caso no, se andiamo a sbloccare, come vedete abbiamo le notifiche qua sopra. Potete vedere che il display è davvero molto luminoso, parliamo di un display Quad HD AMOLED con una densità elevatissima, 540 ppi, è un 5 pollici e 4. Vediamo poi le altre dimensioni prima di parlare di altre cose. È 147, quindi non particolarmente lungo, per 77,2 per uno spessore di 9,4 mm. Abbiamo un processore Snapdragon 808, quello che c'è per intenderci sul G4, è un hexa-core. Abbiamo 3 giga di RAM, una scheda Adreno 418, 32 giga di memoria interna, come vi ho detto, espandibile. Qua è dichiarato fino a 200 gigabyte. Abbiamo poi la ricarica rapida, 60% in 30 minuti, e una batteria da ben 3410 mAh che vi consente di arrivare a sera veramente in maniera tranquilla. Potete utilizzarlo anche in maniera pesante, ma a sera ci arrivate comunque. Volevo farvi vedere la tastiera è davvero molto bella e sensibile. Poi nella video recensione vedremo anche le varie particolarità di questa tastiera, perché questa tastiera funziona anche come touchpad. Ad esempio, se io vado a scorrere, come vedete sto scorrendo, poi nel testo posso evidenziare il testo, posso fare tante altre cose, insomma.
Ora non vorrei dirvi troppo, anche se so che c'è parecchia curiosità e qualcuno mi ha detto che non ce la fa ad attendere fino a domani. Dai, però portate pazienza, fatemelo studiare ancora una giornata, anche se sinceramente lo conosco veramente bene, devo dire, e potrei già dirvi qualcosa di più, dai, però aspettiamo un attimino, facciamo crescere un po', l'hype. Devo dire, è veramente bello, mi piace molto. Sinceramente, io l'avrei apprezzato anche senza tastiera, avrei risparmiato un qualche millimetro, magari anche un qualche 100 euro che magari che schifo non ci fanno, insomma non siamo in un bel periodo, perché poi alla fin fine sinceramente c'è la tastiera quella virtuale che è talmente bella, talmente funziona, che funziona bene, l'ho messa, ho estratto, abbiamo sulla pickup in rete, l'ho messa anche sul mio telefono personale. E devo dire che è fantastica, quindi boh, sinceramente sì, la tastiera è bella, magari è stata anche messa per accattivarsi i vecchi amanti BlackBerry, però io sinceramente ne avrei anche fatto a meno. Vabbè, terminale ovviamente è di tipo LTE e onboard abbiamo Android OS 5.1.1, come vi ho detto, ben personalizzato da BlackBerry. Insomma, vi faccio rivedere il telefono. Non è grande perché non è particolarmente grandi, non è grandissimo. 147 non è un display poi particolarmente grosso, e anche le cornici sinceramente non sono un granché, cioè è stato ricavato, vabbè, ovviamente lo speaker qua sotto, ma se andiamo ad aprire, come vedete, non c'è tantissima cornice. Ho lasciato il suo sfondo che tra l'altro è bellissimo, però vedete che non c'è tantissima cornice, per cui devo dire le dimensioni sono anche ben ottimizzate. Però il peso sinceramente si sente. Se siete degli amanti dello slide come l'ero io ai tempi che furono, devo dire che questo è fatto veramente bene, scorre una meraviglia. Una volta si facevano le giornate nei negozi a provare gli slide e questo sarebbe stato uno dei migliori in assoluto. Va bene, dai, chiudiamo qui questa fin troppo ampia video unboxing e dai, domani vi prometto che arriva la video recensione perché so che c'è moltissimo hype. Comunque è tutto da BlackBerry, ricezione, autonomia e quant'altro. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.